missione, la missione della Pomini Laminatoi. La Pomini è sempre stata depositaria della conoscenza del come progettare e costruire. De Bottoni, una realtà importante come Pomini che arriva sul territorio e arriva alla grande con un convegno straordinario dove ha chiamato a raccolta tutte le realtà più importanti della zona. Perché questo convegno? Perché questo convegno? Buongiorno. Allora, questo trasferimento fa parte di questo percorso di cambiamento che stiamo operando in azienda. È un cambiamento importante, radicale, praticamente una piccola rivoluzione. Oggi, più che un convegno, è una riunione di amici molto vicini all'azienda che mi hanno aiutato in questo percorso di cambiamento, ripeto, e pertanto abbiamo avuto io e tutta la mia squadra il piacere di condividere con tutti gli amici questo momento così importante. I contenuti, un accenno veloce, Presidente. I contenuti, un accenno veloce. La giornata si dividerà in due parti principali. Nella prima parte spiegheremo come abbiamo ristrutturato l'ex sede di Confindustria Alto Milanese per ospitare il nuovo hub. Più che uffici, noi lo definiamo hub appunto come punto di raccolta di partners, clienti, fornitori, amici e quanto altro, quindi un incrocio di esperienze come luogo fisico. La seconda parte sarà presentato il libro che ha scritto il nostro carissimo amico Luciano Landoni, che è una raccolta di testimonianze, segue un po' il percorso questi ultimi anni della nostra azienda. Il Luciano è stato sempre testimone, ci è sempre molto vicino, pertanto ha ritenuto con mia grande gioia di mettere tutto insieme. Oggi presenteremo il suo lavoro. È una realtà, la vostra, che ho iniziato a conoscere recentemente, cioè da ottobre, quando ci fu quell'incontro per insomma presentare il nuovo passaggio societario, e da lì ho iniziato a conoscere il dinamismo, l'energia, davvero la potenza che c'è dietro a tutti coloro che lavorano in Pomini, in questa nuova versione di Pomini che è veramente molto, molto carica. Ecco, prima una riflessione che mi è venuta leggendo un po' il passaggio di consegne, cioè passato, presente e futuro, ma una cosa che poi ho percepito quando vi ho conosciuti, e parlando con qualcuno che ha lavorato in Pomini nel passato, ecco, il forte senso di appartenenza che proprio accomuna tutti coloro che si sono avvicinati e che hanno fatto parte di questa realtà. Sicuramente è un territorio che si muove, le scelte che state facendo oggi dimostrano che noi, appunto, al di là dei confini, oggi siete di qua, domani vi trovate di là, non è questo il tema è come diamo attrattività a questo territorio. Voi state facendo degli investimenti, sono investimenti importanti, e di questo ovviamente come comunità vi ringraziamo. Credo che il lavoro che poi nel piccolo stiamo provando a fare a Legnano è proprio quello di lavorare sull'attrattività. Prima ho sentito questa bellissima frase, appunto, il futuro si conquista. Allora, non solo si prevede, perché possiamo lavorare a prevederlo, ma poi bisogna conquistarlo. Io condivido moltissimo questa visione, l'ho sempre vissuta da lavoratore in azienda, la vivo oggi da amministratore di una comunità di 60.000 abitanti. Devi avere una visione, ma poi devi conquistartela, devi lavorare giorno per giorno, grattare centimetro per conquistarla, con le piccole cose, anche le piccole di cui abbiamo discusso, che però sono quelle che ti permettono poi di fare delle scelte. Certo. Il tempo oggi magari ha dato fortuna più di qua a Legnano, va bene, domani andrà di là, non importa, però dobbiamo avere questa visione e su quella lavorare pezzettino per pezzettino. Con questa riusciamo ad alzare l'attrattività e a mettere nelle condizioni delle realtà produttive sane che hanno voglia di investire ancora sul nostro capitale umano. Ringrazio anche i lavoratori che ho visto prima, premiati, è bellissimo che li premiate, perché poi sono questi che portano avanti le nostre comunità, le nostre città. Quindi io non posso che dirvi grazie, scusami per il ritardo, figurarsi. Però benvenuti anche a te. Grazie a te, Roberto.